alla Biennale di Venezia, Palazzo Enciclopedico, una mostra con reperti che spaziano dall'inizio del Novecento ad oggi. Il fascino del Nord nella musica di Eckhart Bork, in esclusiva per il Musa TV. Al cinema esce nelle sale L'Uomo d'Acciaio, la vera storia di Superman diretta da Zack Snyder. L'autrice della settimana è Catena Fiorello, che ci parla del suo Dacci Oggi il nostro pane quotidiano. Ben ritrovati ad una nuova puntata del Musa TV. Il Palazzo Enciclopedico della Biennale di Venezia è una mostra che indaga il desiderio di conoscere tutto, combinando opere d'arte, reperti storici e artefatti che spaziano dall'inizio del Novecento ad oggi. Vediamo il servizio. Il Palazzo Enciclopedico, curato da Massimiliano Gioni per la 55esima Biennale di Venezia, è una mostra che indaga il desiderio di conoscere tutto, inseguendo il punto in cui questo desiderio si trasforma in ossessione. La mostra combina opere d'arte, reperti storici e artefatti che spaziano dall'inizio del Novecento ad oggi. Concepita come un museo temporaneo, l'esposizione sfuma la distinzione tra artisti professionisti e dilettanti. La mostra si apre al padiglione centrale I Giardini con la presentazione del libro rosso di Carl August Jung, un manoscritto illustrato al quale il celebre psicologo lavorò per 16 anni. La rappresentazione dell'invisibile è un tema centrale della mostra. Quest'anno i Leoni d'Oro alla carriera sono stati attribuiti all'artista austriaca Maria Lassing e all'artista italiana Marisa Merz, mentre il Leone d'Oro per il miglior artista della mostra è andato al britannico Tino Siga. Fascino della musica del Nord unito all'entusiasmo tipico del Mediterraneo. L'esordiente Eckhart Bork ha presentato il suo album Vermellius in esclusiva negli studi della DN Kronos per il Musa TV. Vediamo. Nelle sue sonorità c'è il fascino del grande Nord, ma anche la passione e il sentimento della sua anima russa in viaggio da sempre. Eckhart Bork ha 25 anni e negli occhi un misto di ingenuità bambina e vissuto di donna che ha visto cose che non avrebbe voluto, ma soprattutto Eckhart Bork ha il talento di creare musica, come se si trattasse di respirare. Prima volta ho cominciato a cantare quando avevo verso 6-7 anni con la mia nonna e la madre che facevano cantavano le canzoni tradizionali russe, però per scrivere ho cominciato a scrivere quando avevo verso 14-15 anni. Facevo per sfogarmi piuttosto e dopo è diventata una passione anche per la scrittura. Il suo album d'esordio, Vermellius, esprime entusiasmo e profondità, un connubio originale e promettente. E Blackbird, il singolo in rotazione in radio, di cui l'artista esordiente ha dato un piccolo saggio in esclusiva negli studi di ADN Kronos, trasmette la voglia di libertà che l'ha fatta volare via dal paesino russo in cui è nata a soli 16 anni, per trasferirsi in Svizzera e poi in Italia. Succede ogni tanto che ti senti non parte di paese dove sei nato, senti che magari sei un po' diverso dalla gente che ci vive nel quel paese. Io soltanto volevo cercare il paese che va bene per me. Non lo so se ho trovato già o magari ho ancora una lunga strada per percorrere, però la vita è un viaggio e il mio viaggio è appena cominciato. Fino al 30 di giugno a Pistoia, a Palazzo Sozzifanti, la mostra Grandi Maestri, Piccole Sculture, 200 opere della collezione Bertini. Vediamo. Fino al 30 giugno a Pistoia, a Palazzo Sozzifanti, la mostra Grandi Maestri, Piccole Sculture, da De Pero e Beverly Pepper. L'esposizione comprende opere tratte dalla collezione d'arte di Loriano Bertini. In mostra la parte più recente della raccolta del collezionista, circa 200 opere, quasi tutte di piccole dimensioni, per un excursus lungo la storia dell'arte del XX secolo. Tra
Tra i grandi maestri, predilezioni personali del collezionista e interessanti scoperte, l'esposizione raccoglie un numero notevole di testimonianze dell'arte scultorea internazionale del secolo scorso. Ciascun movimento è rappresentato da artisti emblematici del panorama mondiale. Tra i movimenti presenti l'espressionismo, le avanguardie come il futurismo, il cubismo e il surrealismo, la mostra arriva ad esplorare anche il movimento nucleare e il nouveau réalisme. Gianni Scunellis e Michelangelo Pistoletto sono gli artisti che nell'esposizione rappresentano il movimento italiano dell'arte povera, mentre per il minimalismo, caratterizzato da sculture fredde e rigorosamente geometriche, in mostra Robert Morris e Sol Lewitt. Per la transavanguardia italiana, Mimmo Paladino e Bruno Ceccobelli, e per la nuova pittura tedesca, nata dal movimento italiano, Markus Lüpertz. Garutti srotola un filo rosso di 589 chilometri e 722 metri ad Edicola Notte. L'artista copre così virtualmente la distanza dal suo studio di Milano alla Galleria di Roma. Vediamo di che si tratta. Una matassa di filo di nylon rosso. È l'installazione site specific presentata da Alberto Garutti ad Edicola Notte. Il lavoro, ovvero un filo di 589 km e 722 metri, corrisponde alla distanza dallo studio dell'artista a Milano fino alla porta di Edicola Notte a Roma. L'opera si presenta come una massa senza forma di filo di nylon rosso. Il materiale in mostra, srotolato da una bombina industriale e allestito nello spazio di Edicola Notte, utilizza solo un chiodo per l'ancoraggio alla parete per poi lasciarlo ricadere in modo casuale nell'ambiente. Questo è un lavoro, diciamo, nuovissimo, anche se è figlio di un processo che ho praticato in tanti anni, insomma, che ha a che fare con dei meccanismi di relazione, che ha a che fare con degli incontri, che ha a che fare con il fatto che le opere d'arte sono una occasione di incontro, no? Garutti racconta così allo spettatore la storia di una relazione, quella tra l'artista e H.H. Lim con il suo Project Space di Edicola Notte. E passiamo al cinema. È nelle sale L'Uomo d'Acciaio, l'ultimo film diretto da Zack Snyder. Vediamo. Il mondo è troppo grande, mamma. Fallo diventare piccolo. Zack Snyder dirige sul grande schermo L'Uomo d'Acciaio. Basato sul personaggio di Superman dei fumetti DC Comics, il film è un reboot della serie cinematografica dedicata al supereroe creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. Ho così tante domande. Da dove vengo? Sul pianeta Krypton, il neonato Kal-El, figlio di Jor-El e Lara Lorvan, viene messo su una capsula di salvataggio e inviato sul pianeta Terra. I genitori stanno per assistere impotenti alla distruzione del loro pianeta e decidono di mettere in salvo il loro unico erede. Atterrato in una periferia della cittadina di Smallville, nel Kansas, il piccolo Kal-El viene trovato da una coppia di contadini, Jonathan e Martha Kent, che decidono di crescerlo come loro figlio e lo chiamano Clark. Il giovane extraterrestre cresce nella fattoria, ignaro della sua reale provenienza, fino a quando non scopre di possedere abilità e poteri straordinari, non comuni a nessun altro essere umano. Chiunque sarà quell'uomo, cambierà il mondo. Ed ora vediamo il box office dello scorso fine settimana ed è proprio L'Uomo d'Acciaio a sbancare il botteghino del box office di questa settimana. La pellicola diretta da Zack Snyder è infatti subito in prima posizione nel primo weekend d'uscita con un incasso di 1.818.760 euro. Scende dalla prima alla seconda posizione Into Darkness Star Trek, che incassa questa settimana 373.098 euro. Terzo sul podio, anch'esso in discesa dalla seconda alla terza posizione, After Earth dopo la fine del mondo, che registra un incasso di 337.622 euro.
La nostra autrice della settimana è Catena Fiorello, che ci parla del suo Dacci Oggi, il nostro pane quotidiano. Racconto la storia proprio della mia famiglia, la famiglia Fiorello, che negli anni 70 e 80 viveva ad Augusta, un paesino in provincia di Siracusa. Mio padre era un appuntato della Guardia di Finanza, mia mamma una casalinga, famiglia normalissima, tale era e tale è rimasta, specifico perché uno dice, beh, poi Fiorello no, famiglia normale. E forse quegli anni sono stati più importanti della nostra vita, perché sono stati gli anni in cui noi abbiamo in qualche modo avuto proprio la possibilità di sperimentare una vita con pochi mezzi. Quella è stata forse diciamo la parte più interessante delle nostre esistenze, perché lì con la fantasia, la creatività e soprattutto con la determinazione di dare del filo da torcere comunque alle difficoltà, abbiamo sperimentato un sacco di cose. Il cibo e la nostra famiglia, come in tutte le famiglie italiane, un connubio indissolubile. Ricetta semplicissima che tu puoi consigliare a chi veramente quel giorno torna a casa e non ha quasi niente. Due melanzane, le tagliate a metà, sempre con la buccia, le fate bollire in pochissima acqua, altrimenti si... troppo, pochissima, proprio due dita, le fate bollire, mettete la forchetta, quando vedete che è già bella, insomma, moscetta, tirate giù, scolate e lasciate raffreddare, non forzate la cosa, devono riposare. Quando si saranno raffreddate o comunque tiepide, tagliatele a tocchetti, quindi la melanzana non deve essere completamente sfatta, un pochettino insomma, tagliatele a tocchetti, condite con olio extravergine, menta fresca, non prendete quella lì dei supermercati, delle boccette, che non è la stessa cosa, menta fresca, aglio tagliato sottile, 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 prezzemolo e aceto. Aceto di vino rosso, aceto balsamico, è uguale. Girate, 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 fate proprio assorbire tutto questo intingolo alla melanzana, lasciate ancora un po' e poi servite. Una roba... E restiamo in tema di libri per dare uno sguardo a qualche novità. Nel 91 ha vissuto nei sobborghi di Detroit con marito e i due figli in una vecchia casa di pietra. Amava profondamente la sua famiglia e la loro casa. Tuttavia, quella primavera conobbe una terribile e inesprimibile malinconia. Un'inedita Patti Smith si racconta in I tessitori di sogni. Ottobre 1980, un evento drammatico scuote un'intera città. Due adolescenti, Helen e Luca, scompaiono misteriosamente. Nessuna spiegazione, nessun colpevole, nessun testimone. Dario Buzzolan scrive «Se trovo il coraggio». Una giovane femminista emergente in America svela luci ed ombre della maternità ed apre gli occhi sia a chi madre lo è già, sia a chi sta per diventarlo, sia a chi vorrà esserlo un domani. Jessica Valenti scrive «Perché avere figli?». Ed ora passiamo ai principali appuntamenti con il teatro e la musica. Due come noi che, Gino Paoli e Danilo Rea, proseguono il loro tour di note ed emozioni. I due artisti saranno il 7 di luglio alle Cave di Fantiano di Grottaglie, il 24 agosto a Cagliari all'Arena di Sant'Elia ed il 25 ad Ischia all'Arena del Negombo. Più di 400.000 visitatori per 40 eventi giornalieri. Fino a domenica 7 luglio il quartiere medievale di San Pellegrino a Viterbo è invaso da 25 palchi di diverse dimensioni, pronti ad accogliere più di 200 ospiti per il Festival Caffeina. E adesso vediamo alcuni tra i principali appuntamenti culturali della settimana. La storia della pittura come il luogo in cui si sedimentano memoria, finzione e amnesia. La personale di Victor Mann, dal titolo In un altro aprile, è in programma a Villa Medici di Roma fino al 1 di settembre. Fino al 15 settembre 2013 invece la Galleria Borghese, diretta da Anna Coliva, presenta la mostra Candida Höfer per la Galleria Borghese. Esposte all'interno della celebre Galleria del Lanfranco sette opere della grande artista che riproducono la ricostruzione originaria nella collezione borghese. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento come sempre per la prossima settimana. Vi ricordo che se volete rivedere i nostri servizi potete farlo andando sul sito adnchronos.com e cliccando alla sezione Media Center. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.